roboballerini, ma anche calciatori ed infine soccorritori. San Giovanni Valdarno è infatti diventata per 4 giorni la capitale della robotica, ospitando la RoboCup Junior Academy 2019. Si tratta di sfidarsi appunto nell'ambito della robotica educativa. I ragazzi acquisiscono delle competenze nella preparazione delle macchine e dei robot che poi adopereranno sia a livello didattico che un domani a livello lavorativo all'interno delle aziende. 900 gli studenti provenienti da tutta Italia che si sono sfidati ai campionati nazionali della robotica educativa per contendersi il titolo di campione ed aggiudicarsi così la qualifica agli europei in Germania. Si chiama New Era 2, deve seguire appunto il percorso, dislocandosi anche con le bacchette, l'ostacolo, le linee spezzate e anche i colori. È un bel mondo della robotica, si può dislocare in vari modi, è affascinante, veramente affascinante. I team Under 19 ed Under 14, circa 200 in tutto, si sono sfidati sui campi gara allestiti all'ISIS Valdarno. 4 le tipologie di gara. Il soccer, che è calcetto, poi abbiamo il rescue maze e il rescue line. Rescue maze e rescue line simulano praticamente 2 salvataggi. La quarta specialità, che per me è la più bellina, più carina, perché coinvolge bambini dalle elementari fino alle scuole superiori, è l'on stage, in cui c'è l'interazione fra l'umano e i robot. Bisogna anche sfatare il mito che la robotica è legata solo agli istituti tecnici, tecnologici e solo ai ragazzi. Ci sono molte squadre femminili che sono appassionate, anche perché il pensiero matematico è sicuramente al femminile. Noi siamo, credo, l'unica squadra interamente femminile che ha partecipato a queste finali e siamo qui per dimostrare che la robotica non è solo una cosa da uomini o da maschi, ma possono farla chiunque.